Amici sportivi, ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Si riparte con una nuova settimana importante per lo sport triestino e anche quest'oggi ovviamente tanti ospiti insieme a noi che andiamo immediatamente a presentare. Adriano Del Prete, benvenuto, vicepresidente della Pallacanestro Trieste, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Adesso Tutto bene. racconteremo tutte le ultimissime, naturalmente. C'è parecchia carne al fuoco per quanto riguarda la Pallacanestro Trieste, ma anche le altre società non scherzano. L'allenatore dello Jadran, Walter Batovez, bentornato. Grazie, buonasera. Avremo finalmente una puntata un po' più allegra, mi sa, oggi. Va Sì, un po' più bene. Non sicuramente. è convinto, ma ne sono i nostri spettatori sicuramente, i nostri tifosi. E infine, il presidente dell'OMA, Mauro Zinnanti, benvenuto. Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Noi pensiamo di essere tra i pochi che nel basket femminile almeno hanno dato più gioie che dolori finora. Eh sì, quest'anno sì, quest'anno sì. Iniziamo dal vicepresidente della Pallacanestro Trieste, Adriano Del Prete. Beh, innanzitutto la carica, da quanto in carica, Adriano? Ma Esattamente. io di fatto sono stato nominato nell'assemblea del 18 di dicembre, assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio precedente, esercizio chiuso sia il 30 giugno 2014. Quindi possiamo già fare un piccolo bilancio parziale di questo Ma periodo? premesso che comunque io ho cominciato a collaborare con la Pallacanestro Trieste, dare una mano già dall'estate, per cui ho vissuto tutto quello che è stata la preparazione del campionato, la formazione della squadra, le amichevoli e tutto il resto delle partite. Chiaramente poi sono stato nominato. Di fatto noi siamo in carica come consiglio d'amministrazione dal 18 di dicembre. Il primo consiglio abbiamo fatto ai primi di gennaio, praticamente dopo che metà stagione Se sono n'è andata, andata, certo. per motivi tecnici, diciamo. Certo. Una stagione positiva, assolutamente quella della Pallacanestro Trieste, ma veniamo subito a domenica, Casal Pusterlengo. Cosa è successo? Allora, premesso che io domenica non sono andato perché sono in attesa dell'arrivo di un nipote che doveva fra l'altro nascere sabato domenica, Si non è fa ancora successo, attendere. si fa attendere, per cui non me la sentivo di andare e di lasciare comunque mio figlio e la compagna e mia Certo. moglie ed essere distante se questo sarebbe successo. Da quello che ho parlato col presidente Ghiacci che era presente, ho parlato anche con altre persone che c'erano, noi abbiamo faticato tantissimo sotto canestro. Nei primi due tempi abbiamo sopperito a questa difficoltà con grandissime percentuali nel tiro da fuori da parte di Grayson, di Carra, dello stesso Marini che ha fatto 3 su 4 nei tiri da 3 punti. C'è stato questo blackout nel terzo quarto, dove il parziale è stato di 31 a 13, dove un giocatore di Casal P, Chiumenti, ha fatto in 8 minuti 16 punti, Scatenato, scatenato, veramente. e ci ha messo in grosse difficoltà. Poi, come sempre succede a questa squadra, quando prende gli schiaffi, poi ha la capacità di reagire. Nell'ultimo quarto siamo tornati in partita, siamo tornati a 5 punti, abbiamo sbagliato un canestro in contropiede praticamente con un giocatore solo che non ha segnato. E poi abbiamo preso gli ultimi due canestri che hanno fatto loro con dilazioni strane, nel senso che ci sono passati da dietro e hanno segnato. Per cui alla fine abbiamo perso di 5, la partita a pochi minuti alla fine era ancora riaperta, però direi che non è stata una prestazione ottimale da parte di buona parte della squadra. Sono mancati quello che di solito è il giocatore più importante per noi, che è Stefano Tonuto. Tonuto è Io poi mancato, sì. questo, se ne è discusso, se questo può avere anche può essere la conseguenza del fatto che lui e Candus
scorsi, hanno giocato domenica, lunedì e martedì sono andati in sperimentale, per cui hanno fatto tutta la settimana, diciamo, palestra, mattina e pomeriggio. Se magari forse c'era un po' di stanchezza, questo sinceramente non lo sappiamo, non vuole essere una scusa né niente, certo. Fatto sta, però nel momento in cui quella che è la peculiarità di questa squadra, che nel momento in cui fa male uno dei giocatori importanti, fanno bene gli altri, certo. E questo per cui alla fine si riesce sempre a sopperire. Esatto. E tutte le partite che noi abbiamo perso in trasferta, io le ho viste tutte, noi siamo stati in partita fino alla fine, certo. Questa volta forse non si è riusciti a recuperare quel momento difficile che è stato il terzo quarto, che è stato veramente imbarazzante. Poi in finale abbiamo visto la squadra di sempre, la squadra salvo qualche eccezione, appunto, come abbiamo detto. Adesso c'è un momento di riposo, se non vado errato. Adesso noi domenica non giochiamo, perché ogni settimana riposano due squadre a seguito della, diciamo, della rinuncia di Veroli e di Forlì, per cui noi e Mantova non giochiamo questa domenica, e il sabato di Pasqua c'è la partita a Mantova, che è la partita fondamentale, perché Mantova ha due punti meno di noi. All'andata abbiamo vinto di uno, per cui se perdiamo di uno siamo pari, se vinciamo, certo, dovremmo essere dentro ai playoff. È una partita importante, speriamo che la squadra capisca che questa è una partita importante e riesca a dare tutto quello che ha dato fino adesso in quelle che erano le partite importanti del campionato. Naturalmente invitiamo tutti i tifosi a stare vicino alla squadra in questo momento, è chiaro, insomma. Invitiamo tutti a essere vicini, poi faremo sicuramente nel corso anche della prossima settimana lanceremo e chiederemo comunque anche ai tifosi di sostenerci nel venire a vedere la partita a Mantova. Noi domani facciamo un amichevole alle 5:30 a Jesolo contro la Reyer di Venezia, per cui sarà un'occasione per andare a giocare con una squadra che è seconda nel campionato di A1. E approfittando del fatto che domenica appunto non giochiamo. Ancora una cosa, tornando ancora a Casal Pustellengo, la cosa importante è che per quanto riguarda la differenza canestri è stata impattata, era sempre 5 impattata la differenza, ecco, canestri, però la differenza dei canestri totali in questo momento è a vantaggio di Casal Pustellengo, che è l'altra discriminante, certo, che si va a guardare quando la differenza canestri è in pari. Quello che però può succedere, ci sono tantissimi scontri diretti, ma potrebbe succedere che arrivino più squadre allo stesso punteggio, e lì a quel punto comincia a essere difficile a fare delle previsioni su quelli che sono i punti, eccetera. Noi ci contiamo e facciamo di tutto per andare ai playoff, credo che ce li stiamo meritando e vogliamo farlo per questo pubblico che anche domenica a mezzogiorno, in 4.300 sono venuti a sostenerci al Palazzo. Sta crescendo. Guardi, la prima partita di campionato noi abbiamo fatto 1.800 spettatori, poi siamo cresciuti, abbiamo avuto una media di 3.000 con questa punta, l'ultima partita, dove per carità c'erano i ragazzi dei ricreatori che sono stati invitati e sono venuti, ma anche questo che noi facciamo con i ricreatori, con le scuole, è un qualcosa che facciamo per andare a fidelizzare dei giovani, nella speranza che poi in futuro possano essere lo zoccolo duro di quello che è il tifoso della Pallacanestro Trieste del futuro. In base a questa situazione sarà interessante anche capire un po' come si muoverà la società nel breve e lungo termine per quanto riguarda il prosieguo del cammino. Soprattutto molti chiedono, ma ci sarà prima o poi anche uno sponsor sulla maglietta? Questa è una cosa che credo sia comune un po' a tantissime squadre di Trieste in tantissimi sport. Non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha la Triestina nel calcio, non ce l'ha la ginnastica triestina, non ce l'ha la pallamano, non ce l'hanno tantissime squadre. Tutti quanti ne parlano, anche i vostri colleghi sui giornali cercano di dare risalto a questo. Purtroppo, nonostante la squadra sia una squadra giovane, una squadra fatta di giocatori del territorio, perché diciamo che Mastrangelo è friulano, Candussi è isontino, Carra vive oramai a Trieste, i due americani sono due americani, c'è Prandin che è veneto, gli altri sono tutti quanti ragazzi di Trieste, certo, giovani, una squadra molto giovane, forse questo anche
può essere una spiegazione della partita di domenica. Una squadra giovane rispetto a una squadra anziana in determinate situazioni ha difficoltà, certo, a far fronte. Infatti c'è stata la grande partita di Cara domenica, sì, che è quello, certo, che nei momenti di difficoltà riesce a caricarsi la squadra, la squadra sulle spalle e fare un qualcosa di più. Per cui siamo comunque fiduciosi e ottimisti per il futuro. Grazie ad Adriano Del Prete e auguri per la nuova carriera di nonno. Allora, passiamo a Walter Watovez, allenatore dello Jadran. È arrivata questa vittoria? Sì, è arrivata questa vittoria. Penso che abbiamo fatto anche una buona partita, soprattutto i primi due quarti sono stati a livello, il terzo così di stagnazione e l'ultimo quarto è da rivedere sia in fase offensiva che difensiva. Ma in ogni caso ci voleva, perché quando perdi e continui a perdere, poi il morale è quello, certo, che è, anche allenarsi è difficile. Io devo fare congratularmi con i ragazzi per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo, perché indipendentemente come siamo messi, ci alleniamo quasi ogni giorno, ci mettono tanto e siamo quello che all'inizio di gennaio ho detto qua, di cercare poi di raggiungere, di fare quei 10 punti che ci siamo prefissi. Ne mancano ancora 4, sono 4 partite, giochiamo anche tutte queste 4 partite con squadre di alto livello, però cercheremo poi di far bene. È ancora dura comunque, insomma, ecco, non bisogna abbassare la guardia adesso. Siamo prefissi di fare 10 punti, abbiamo ancora 4 partite da giocare, 4 partite con squadre di alto livello e cercheremo poi di raggiungere questo obiettivo. Non dimentichiamo che anche in questo campionato ci sono due campionati all'interno, un campionato di 12 squadre, un campionato di 3, quello che fanno i 12 che fanno i professionisti, i 3 che fanno i dilettanti, e questo dice poi alla fin fine le 3 squadre dilettantistiche sono anche agli ultimi 3 posti della classifica, e questo, certo, penso che sia un dato di fatto importante. Comunque da dicembre ha visto crescere la squadra e anche l'interesse ovviamente nei confronti della squadra, questo è importante. Ma da dicembre abbiamo messo soprattutto 2 giocatori che hanno giocato, come Moruzzi e Diviak, non è una cosa da poco. Sinceramente io pensavo di fare qualche punto in più, però non è andata come si voleva, già prima. Mm-hmm. Però adesso pian piano spero almeno le ultime 4 partite di giocare una buona pallacanestro. Certo, Moruzzi e Diviak li abbiamo citati, come la situazione, la loro situazione a livello fisico, morale, perché loro sono un po' quelli che fanno ovviamente anche la squadra, è creata un po' sulla loro professionalità, la loro capacità, no? Assolutamente, si è visto anche sabato hanno fatto una buona partita tutti e due, e poi si è visto anche il risultato delle, certo, squadre, mi ha segnato quasi 90 punti. No, di quello che di solito ne segniamo 55-60. Una bella differenza. No, è una bella differenza sicuramente. Certo. Prossima partita? Prossima partita andiamo a Montichiari. Mm-hmm. Montichiari ha vinto la Coppa Italia, ha vinto a Udine. Una bella gara l'ultima, sicuramente. Però puoi andare a giocare una partita, essere tranquillo, e soprattutto di fare bella figura, che è importante. Quando tu giochi la tua pallacanestro, fai il massimo delle tue possibilità, hai già vinto, questo vogliamo fare. Certo. È inconcepibile, secondo me, me ne ho parlato anche con i ragazzi, fare partite come abbiamo fatto a 100, queste sono cose che ti lasciano rammaricato e non devono succedere. Assolutamente. Quindi siamo vicini a questa squadra e speriamo di avere altre buone notizie anche alla prossima, ovviamente. Passiamo a Mauro Zinnanti, presidente dell'OMA. Gioie più che dolori quest'anno, terza vittoria consecutiva. Sì, diciamo che sta andando veramente bene questo turno dei play-off. Per dire vero, nella seconda partita abbiamo avuto una fortuna di vincere a tavolino. Noi eravamo disponibili a giocarcela comunque, gli arbitri sono stati inflessibili nel dire
che se non c'è il medico di campo, il medico di impianto, non si può giocare, quindi ce l'hanno data vinta 20-0. Comunque stiamo andando molto oltre quelle che erano le nostre ambizioni iniziali, la cosa ci rende estremamente felici evidentemente. Poi è arrivata la vittoria con Treviso, com'è stata questa partita? Ah, è stata una partita che si presentava già all'inizio estremamente difficile, noi l'abbiamo impostata molto bene fino al terzo tempo, abbiamo avuto un piccolo calo proprio nell'ultima frazione di gioco, c'è stato un recupero molto buono da parte di Treviso, e alla fine, a 3 minuti alla fine, eravamo sotto di 5 punti, a quel punto il pubblico era molto così, un po' basito, silente, ma le ragazze hanno tirato fuori un orgoglio di squadra veramente notevole. Devo dire che in questo ha giocato un ruolo importante il rientro di Lara Kumbat, della nostra capitana, della nostra bandiera, che ha saputo tirar fuori il meglio anche dalle altre compagne di gioco, e siamo riusciti a portarla a casa in maniera inaspettata in quel momento lì. Ecco, voi siete già matematicamente alla fase successiva, siete arrivati con un certo anticipo rispetto alle altre, no? Questa è una bella soddisfazione. Siamo nelle prime tre, sicuramente siamo nelle prime tre, la matematica questo ci dice, vorremmo non accontentarci qui sicuramente. Quindi morale buono, e per quanto riguarda la situazione infortunata, perché ne avete avute di problemi anche voi quest'anno. Ne abbiamo avuti di problemi anche noi, diciamo che la Kumbat è rientrata appunto domenica scorsa dopo 4 mesi di assenza dai campi di gioco, ovviamente è stato un rientro importante, un rientro che non può essere subito al 100% delle sue potenzialità, ma insomma ha dato una mano fondamentale soprattutto in una partita delicata come quella con Treviso. L'altra infortunata di lungo corso, che è la nostra, tra virgolette, straniera, la Milic, è stata operata proprio la scorsa settimana. L'operazione è andata assolutamente bene. Ovviamente i tempi di recupero sono poi piuttosto lunghi, visto che è un intervento abbastanza delicato e abbastanza importante. Quindi la rivedremo nella prossima stagione agonistica. Ci sono altre atlete che hanno varie magagne, vari malanni, che comunque finora hanno garantito una presenza, seppure un po' acciaccata, in campo, e sicuramente anche domenica prossima daranno il loro contributo. Daranno il massimo, dove è possibile. Bene, noi ancora contiamo di avere anche buone notizie, sempre comunque da Roma. Grazie. Ovviamente prima di chiudere questa prima parte del nostro appuntamento settimanale, volevo ricordare quelli che sono gli eventi sportivi della settimana su Teleantenna. Quindi ricordate, il lunedì alle 21 il basket femminile, l'Interclub Muggia, martedì sempre alle 21 basket di serie B APU Udine, mercoledì sempre alle 21 il basket di serie A2 Silver De Longhi Treviso, giovedì alle 22 il talk sportivo sulla pallamano Handball Time, e poi venerdì alle 21.30 calcio, la partita del torneo di Coppa Venezia Giulia. Domenica, doppio appuntamento alle 21.15 Pallamano Trieste, alle 23 Basket Serie B Iadran Basket. Questi gli appuntamenti da non perdere su Teleantenna. Ci fermiamo per qualche istante e salutiamo i nostri primi ospiti, a fra poco con Club Radio Sport.